Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi vi riporto nuovamente Hive Cargo The Truck Simulator ed un nuovo episodio della serie. Quindi si torna nuovamente ad affrontare la versione demo di questo nuovo simulatore, ovviamente sempre opera del team di sviluppo Toxtronic 2 e Aerosoft, come vi dicevo nel precedente gameplay di apertura di questa serie dedicata, ripeto, a questa demo. E oggi per l'appunto volevo affrontare una primissima missione che non fa parte, diciamo, dell'ambito tutorial che abbiamo esaurito con quella mini missione di trasporto di ieri. Oggi per l'appunto dobbiamo fare dell'altro, ragion per cui avviamo di fatto il salvataggio, il gameplay, e come noterete subito, ci troveremo nuovamente all'interno del mio quartier generale, accanto al mio furgone MAN. Perché questo? Perché ogni qualvolta completiamo un incarico, di fatto ci occuperemo ovviamente di tornare indietro, quindi nella nostra sede operativa, pronti ad affrontare una nuova missione. Oggi, per l'appunto, vi volevo portare una missione dal titolo Con un guscio vuoto. Adesso vi presento anche alcune informazioni che non vi avevo mostrato nel precedente gameplay, come per esempio la mappa, che come potete vedere è abbastanza ampia di fatto. Quindi devo dire che nella versione completa ci sarà veramente tanta strada da fare. Quindi, come vi dicevo prima, sono più o meno 175 chilometri quadrati di territorio, diciamo, tedesco. E quindi oggi vorrei fare per l'appunto questa primissima missione con un guscio vuoto. E quindi direi di uscire, per l'appunto, dalla mappa e saliamo direttamente a bordo del furgone. Siamo come sempre con il mio personaggio. L'alter ego, diciamo. E allora andiamo ad accendere il tutto, regoliamo anche le luci. Perfetto. E seguiamo di fatto la rotta del navigatore. Avremo modo, ragazzi, in questo appuntamento anche di fare altre chiacchiere in merito a questa demo di fatto che vi ho portato con un primissimo appuntamento, giusto per assaggiare di fatto le primissime fasi di apertura del titolo, ma anche per visionare un po' la primissima missione introduttiva, che era più che altro una sorta di missione di tutorial. L'abbiamo svolta di fatto e adesso ci occupiamo di procedere, come dire, un po' in piena libertà di fatto. E vediamo di raggiungere il luogo di partenza di questa missione. Ragazzi, facciamo due chiacchiere. Allora, ho notato, ripeto, come vi dicevo già nel precedente gameplay, molte similitudini con On the Road, e mi sono anche accorto che ci sono molte strutture e molti caseggiati che sono praticamente identici al titolo che vi porto anche sul canale, per l'appunto On the Road, perché ovviamente è la stessa casa di sviluppo, quindi hanno fatto, diciamo, per buona parte, hanno sfruttato per l'appunto molte zone e le hanno riproposte di sana pianta anche su questa mappa. Ciò che ovviamente distingue nettamente quel titolo con questo nuovo simulatore è sicuramente la consegna di questi carichi eccezionali, che sono veramente molto complicati da gestire. Anche il fatto che il personaggio, per l'appunto, giocante, può scendere dal camion, ma a differenza di On the Road si vede fisicamente in
in terza persona, ma anche in prima persona, e quindi ci si occupa di molte più attività in manuale. E poi un'altra variante che mi è piaciuta molto è sicuramente questo lato cooperativo, per cui spesso e volentieri in alcune missioni utilizzeremo un secondo personaggio per alternarci nelle fasi manuali, di fatto. Quindi questa la trovo molto interessante. E se tanto mi dà tanto, sarebbe interessante per l'appunto, ragazzi, se venisse implementato un qualcosa di multiplayer o comunque un sistema di gestione delle missioni in cooperativa, di fatto anche a due giocatori, sarebbe fantastico, ragazzi, ma non è dato saperlo. A proposito della mappa che vi ho mostrato poco fa, il sistema del PDA, diciamo, della mappa ci consente anche di sfruttare per l'appunto anche la possibilità di ottenere dei viaggi veloci. Se abbiamo magari svolto un'avventura, una missione in una determinata zona, possiamo per l'appunto tornare in quella zona più velocemente. Una cosa invece che ancora non ho ben capito è come si svolge in pratica il passaggio delle ore, perché ho notato che questi veicoli non hanno, a differenza di On the Road, anche una sorta di segnalatore a schermo, una sorta di tachigrafo. Il personaggio poi, a differenza, ripeto, di On the Road, non dorme apparentemente, quindi questa non so se sarà una features che sarà magari implementata dopo, magari non hanno considerato importante anche questo dettaglio. Ripeto, sono tutte informazioni che vedremo chiaramente in una versione completa del titolo. Ecco, molti dettagli, anche l'edilizia è molto simile, ragazzi, a quella che incontriamo su On the Road, ma era inevitabile, ragazzi, lo stesso team di sviluppo, e quindi si sono concentrati magari su altri aspetti in questo simulatore, e quindi hanno sfruttato di fatto questo open world in alcuni ambiti, sfruttato già in un altro simulatore, per ricreare anche questo mondo di gioco, di fatto. In ogni caso, ripeto, 170 chilometri quadrati di mappa, devo dire che ci sarà tanto lavoro e sicuramente sarà un bel colpo d'occhio finale quando sarà tutta resa disponibile, e quando per l'appunto ci occuperemo saltuariamente di tante altre missioni.
Ragazzi, oggi, ripeto, vi sto portando questa nuova missione anche per andare alla scoperta del lato, diciamo, libero dell'avventura, per l'appunto, quindi come potete vedere anche lo schermo è libero da ulteriori informazioni, almeno fino adesso. Perché per l'appunto nel primissimo episodio ho affrontato di fatto una sorta di tutorial dove ci veniva spiegato un po' un'infarinatura del titolo. Devo dire che c'è anche abbastanza traffico, quindi più o meno è un mondo di gioco, un open world anche abbastanza ben organizzato, quindi ci permetterà per l'appunto di... muoverci all'interno di un mondo di gioco, però se questo sta fermo, ragazzi, qui facciamo notte. Ok. Perfetto, via. Ogni tanto bisogna, ragazzi, darsi una mossa. Perché per l'appunto, in questo momento sto cercando, ragazzi, di raggiungere il luogo dove partirà la missione di oggi, e quindi sono partito di fatto dal centro operativo. Per l'appunto ho ricevuto un avviso, una chiamata, una notifica che mi diceva di andare in questa zona dove per l'appunto partirà presumibilmente un nuovo contratto di trasporto. Ecco, ogni tanto qualche leggero micro lag, ma ci può stare, ragazzi. Allora, come di consueto, direi di fermarmi qui. Perché questo? Perché questi punti, ragazzi, luminosi sono sempre delle zone operative. Di fatto, sono dei trigger dove per l'appunto ci dobbiamo fermare con il personaggio e attivare di fatto la missione di oggi, che si intitola per l'appunto un guscio vuoto, con un guscio vuoto. Allora, questo incarico è l'introduzione perfetta al nostro lavoro. Il percorso non presenta sorprese, lunghezza del rimorchio è gestibile, così come il peso. Giro tranquillo tra l'est industrializzato di Vezlov fino alla pittoresca Liutjunsen. Quindi già possiamo per l'appunto rinominare e avere un'idea delle zone. È cambiata anche la fascia oraria, quindi siamo di giorno e dobbiamo trasportare questa bella imbarcazione con questo rimorchio a pianale. E allora saliamo come di consueto sul MAN. Questa volta però abbiamo un MAN diverso, non è un MAN assi, ma per l'appunto, come potete vedere, è un MAN 4x2 di fatto. Via. Accendiamo il motore, gestiamo le luci, togliamo anche il freno di stazionamento e andiamo via e seguiamo, come di consueto, la traccia del navigatore. Ragazzi, ho deciso chiaramente di non fare dei tagli, ma per l'appunto, per mostrarvi quanti più dati di questa mappa e come per l'appunto va ad essere gestita una missione. Quindi si parte sempre e comunque dal quartier generale. Accettiamo il contratto e ci occupiamo per l'appunto di questa consegna. Ci sono consegne per l'appunto un pelino più leggerine e cariche eccezionali come quello dell'altro ieri, però è bello vedere anche altre tipologie per l'appunto di carico. Per avere sempre una diversificazione. Sicuramente comunque la maggioranza saranno sempre pianali. Per l'appunto ribassati. E ho visto solo MAN, almeno a livello di brand ufficiale, quindi è probabile che
differenza ad esempio di titoli come On the Road, ci saranno Scania, almeno a giudicare dalla demo. Poi vedremo se nella versione completa ci saranno altri brand di fatto. Volevo anche parlarvi, ragazzi, della grafica di questo titolo. Allora, volendo fare un confronto diretto con On the Road, perché è inevitabile che ne farò spesso, essendo due titoli molto simili, perlomeno nell'ambientazione e nel fatto che ovviamente è sempre la stessa casa del stesso team di sviluppo. Posso dire candidamente che è stato fatto un grosso balzo in avanti a livello grafico e me ne accorgo anche per esempio dal navigatore molto più definito a livello di informazioni a schermo. Le texture del camion sono molto più curate. Quindi è stato fatto anche un ottimo miglioramento della gestione delle texture, molto più di prima. Oltretutto ho notato anche un miglioramento dell'orizzonte, quindi un orizzonte molto definito, e anche le informazioni negli specchietti retrovisori sono molto più definite e c'è molta più profondità. Quindi anche qui un netto miglioramento. Intanto, ragazzi, faccio qualche screenshot anche per farvi apprezzare per l'appunto i dettagli di questi splendidi veicoli. E ho notato anche un altro particolare non di poco conto, nel senso che, qui torno chiaramente in visuale interna, le proporzioni dei camion sono nettamente migliorati. Sembrano un pelino più ottimizzati anche nelle proporzioni di fatto. Sono piccoli dettagli che vado notando con il passare delle ore su questo simulatore, che ripeto è ancora nella sua versione demo e chiaramente in privato mi sono accorto di tante piccole magagne qua e là, ma sono sempre peccati veniali e peccati di gioventù che poi saranno per l'appunto fissati nella versione completa di fatto. Ecco, da capire, ripeto, magari sarà attivato realmente anche qui il tachigrafo, non è dato saperlo, qui per ora è tutto disattivato, ma essendo, ripeto, una demo, abbiamo, diciamo, un concentrato di fatto di quello che arriverà poi nella versione completa. Quindi a molte domande non posso, ripeto, rispondere, ma vedremo successivamente. Allora, argomento sensazione al volante. Come in On the Road non abbiamo, ahimè, nessuna vibrazione, perlomeno, a giudicare da questa versione, abbiamo comunque un volante molto reattivo,
non eccessivamente duro né morbido, quindi ha comunque una buona rotazione di fatto, senza eccessivi punti morti. E quindi anche la guida, tutto sommato, è abbastanza godibile. Queste sono, diciamo, delle sensazioni ulteriori che vi volevo dare in questa seconda, in questo secondo episodio qui su Hive Cargo The Truck Simulator versione demo PC. Allora, ragazzi, leggevo sempre anche ulteriori feedback da parte di chi lo sta provando in queste ore, che ha trovato delle difficoltà, per esempio, nell'ultimare la prima missione del tutorial. Leggevo anche dei ragazzi che per l'appunto notavano, ripeto, come me. Chiaramente, ripeto, molte similitudini con On the Road anche in alcuni casi particolari e spesso si chiedevano se non sarebbe stato meglio per l'appunto proporre a questo punto un vero e proprio DLC, ma mi sento di poter dire che secondo me separare i due titoli ha di fatto permesso alla Toxtronic 2 e ad Aerosoft di impegnarsi più in maniera mirata, con un motore grafico leggermente ottimizzato e con più tempo a disposizione, chiaramente. Esclusivamente su questo simulatore, quindi, che deve gestire di fatto una novità per l'appunto a livello di trasporti, e quindi lo considero un simulatore di fatto con molta carne al fuoco, che può regalare sicuramente molte belle sensazioni alla guida e delle missioni molto interessanti, perlomeno quando lo avremo anche nella versione completa. Sì, un miglioramento anche dei fondali di fatto. Ecco, queste sono le occasioni migliori per poter vedere meglio con una luce sicuramente migliore giornaliera i dettagli per l'appunto del motore grafico e dei dettagli della mappa qui in autostrada, dove un po' come on the road avremo modo di viaggiare parecchio, perché ogni consegna sono parecchi chilometri da svolgere. E oggi in particolare presumibilmente non ci saranno attività da svolgere in concomitanza con qualche altro personaggio del titolo, però questo mi permette anche di apprezzare il motore grafico e di apprezzare anche la guida su strada di questi camion e di un'altra tipologia di carichi, per l'appunto. Anche la segnaletica, non... ragazzi, hanno riproposto esattamente.
Insomma, ragazzi, ho la sensazione, almeno viaggiando, di ritrovare un po' le medesime sensazioni che avevo con il titolo precedente, seppur ottimizzato graficamente. E seppur con la consapevolezza che, ripeto, ci sono delle novità sicuramente molto apprezzate che possono rendere il titolo sicuramente molto appetibile e per chi, ripeto, ha amato tanto On the Road come me, è sicuramente un simulatore che ha tanta carne al fuoco e quindi tante frecce al suo arco, quindi mi sento di poter dire che è stato fatto comunque un lavoro interessante. Come potete notare, anche la visuale di guida cambia in automatico, come avete avuto modo di notare. Non so se può essere, diciamo, disattivata questa funzione, ma mi pare di no. Per cui non si mantiene per l'appunto la visuale spostata per più di un certo periodo di tempo e poi torna alla visuale centrale, che secondo me è la cosa migliore, così abbiamo sempre una buona visibilità dall'interno del camion, di fatto. Easy Tank, perfino ragazzi, i distributori non li hanno rinominati, si chiameranno Easy Tank, Easy Tank. Anche qui. Però è migliorata l'IA, ragazzi, l'IA dei personaggi, li vedo più. Li vedo migliori a livello di gestualità, di animazioni. Sembrano particolari così superflui, ma vi assicuro che sono dei piccoli dettagli che vado notando di fatto. Ora, se sono riusciti ragazzi a migliorare nettamente graficamente il motore di gioco su questo titolo, qualcosa mi dice che in un successivo aggiornamento anche di On the Road potrebbero fare e sfruttare per l'appunto anche questo particolare di fatto, anche questo motore grafico aggiornato di fatto. Allora, questo è un bug, ragazzi. Mi sono subito accorto che al verde le auto restavano bloccate, ai, quindi ogni tanto anche qualche magagna occasionale la devo pure beccare di fatto. E quindi ho deciso di rompere gli indugi, anche questo bus che decide di fare la pazzia, fa una manovra azzardata di fatto.
Allora, fermiamoci giusto un istante. E andiamo a raggiungere il luogo di consegna. 200 metri più o meno all'arrivo. E qui però hanno migliorato decisamente gli edifici. Ecco, qui è tutta una parte ricostruita, ragazzi. Non era presente così. On the road. Anche questi gazebo sono tutte novità, di fatto. E allora, vediamo di... Attenzione qui. Di entrare da questa parte e andiamo di fatto a parcheggiare. Stop. Ok, usciamo dal veicolo per andare di fatto a concludere anche la missione di oggi, sperando ovviamente che la visuale non dia problemi, diamo un'ultima occhiata al carico di oggi e per l'appunto direi che è arrivato il momento di prendere il denaro. Quindi abbiamo guadagnato anche la ricompensa, che nello specifico è un bel bull bar per il nostro veicolo. Stile di guida ok, 2 stellette, direi che è andata bene. A questo punto, ragazzi, io chiaramente concludo qui anche questo ulteriore appuntamento qui su Hive Cargo The Truck Simulator. Spero che anche questo appuntamento vi sia piaciuto e come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!